Si conclude a Mauritius il viaggio di Papa Francesco in Africa orientale, un doppio appello il suo, accettare la sfida dell'accoglienza ai migranti e della conversione ecologica. Gli inviati sono Marco Clementi e Marco Sanga. Il Papa Port Louis nelle Mauritius, destinazione da sogno. Francesco non incontra la povertà di Mozambico e Madagascar, qui sbarcano soprattutto vacanzieri e il turismo fa volare l'economia. Gli inglesi abolirono la schiavitù e favorirono l'immigrazione di manodopera indiana, i tre quarti della popolazione attuale. Popolo nato con l'arrivo di migranti, ricorda Francesco, venuti da diversi orizzonti e continenti. Vi incoraggio nella fedeltà alle vostre radici ad accettare la sfida dell'accoglienza e della protezione dei migranti. Visita al santuario di Perleval, l'evangelista dei neri liberati dalla schiavitù, invita a una conversione ecologica, la chiama. Com'è duro constatare che nonostante la crescita economica che il vostro paese ha avuto negli ultimi decenni, sono i giovani a soffrire di più. Non permettiamo ai mercanti di morte di rubare le primizie di questa terra. C'è tanta gente anche qui ad ascoltare Papa Francesco. Pregano e cantano in francese, in inglese, in creolo. Vengono anche da Seychelles, Réunion, Comore. Ricchezza etnica, linguistica, religiosa. Io sono indù, di etnia tamil. Mio marito è cristiano. 30 anni fa avevo seguito Giovanni Paolo II in TV. Oggi sono felice di vedere Francesco di persona.